chi le ha contate, cioè il Censis, dice che ci sono 500.000 famiglie che possiedono patrimoni finanziari, dunque esclusi gli immobili, superiori al mezzo milione di euro. Sono il 2,5% delle famiglie e hanno da parte 4.200 miliardi di euro, un terzo dei quali in contanti e depositi bancari. Valgono 1.000 miliardi le riserve assicurative, mentre è diminuito il peso di titoli obbligazionari e azioni. È sempre più diffusa la disaffezione verso i bot. Queste 500.000 famiglie sono l'Italia ricca. Sui suoi umori, sui suoi comportamenti, ma soprattutto su quello che gli italiani pensano della ricchezza, ha indagato appunto il Censis per conto dell'Associazione Italiana Private Banking. Sappiamo così che l'accumulazione di nuova ricchezza è ferma da 10 anni e stiamo dunque spendendo il denaro messo da parte dalle generazioni precedenti. Sappiamo anche che è sempre più diffuso lo scetticismo sulle possibilità di ripresa economica, che non può più contare sugli investimenti generati dal risparmio privato. E che un quarto di noi, se potesse, se ne andrebbe dall'Italia, a fronte però di un 68% che non ci pensa nemmeno perché dice qui si vive meglio e qui abbiamo le nostre radici. L'indagine si occupa anche di fisco e di evasione fiscale. Dice il Censis che quasi la metà degli italiani è favorevole a controlli stretti su tutti i dati disponibili, compresi quelli bancari, per eliminare il nero e dunque l'evasione fiscale e contributiva. Il 20% è contrario perché teme che con la scusa di far pagare le tasse lo Stato interferisca nella vita delle persone. Il 30% sarebbe favorevole ai controlli, ma solo dopo aver tagliato le tasse a tutti. A ben guardare sono le posizioni che si confrontano in Parlamento e un po' anche nel governo.